tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima torta fredda senza cottura. Allora, andiamo di fretta, vogliamo una torta subito subito senza mettere in forno, insomma, una torta velocissima. Allora, partiamo già con i nostri ingredienti. Come già vedete, in questa teglia di 28 cm sono andata a fare a farina 330 g di biscotti, mentre in questa che ci servirà per decorare 250 g. Allora, prendiamo come primis la teglia e andiamo a inserire dentro 130 g di burro fuso. Andiamo ad amalgamare il tutto ed appiattire. Adesso mettiamo in frigo e passiamo alla nostra farcia interna. Come dicevo, passiamo alla nostra farcia interna. Per fare la nostra farcia ci vogliono 8 tuorli e 300 g di zucchero semolato che andiamo ad amalgamare. Una volta che abbiamo amalgamato per bene il tutto, adesso andiamo a inserire 2 cucchiaini di estratto di vaniglia. Se non l'avete, 2 bustine di vanillina vanno bene. Adesso andiamo a inserire qui dentro, in questa coppettina ho inserito 40 g di amido di mais più 40 g di farina 00. Adesso andiamo a setacciare e inseriamo il tutto. Adesso finiamo con inserire 1 litro di latte intero che abbiamo già riscaldato. Inseriamo piano piano e giriamo. Una volta che abbiamo inserito tutto il latte, adesso ci spostiamo sul piano cottura e andiamo addensare il tutto. Una volta che abbiamo visto che la nostra crema si è addensata, guardate un po', raga, possiamo spegnere il nostro gas e facciamo intiepidire. Ebbene ragazzi, abbiamo fatto intiepidire un po' la nostra crema, abbiamo ripreso la nostra base da dentro il frigo, adesso andiamo a inserire tutta la nostra crema sopra. Una volta che l'abbiamo inserita nella base, come vi avevo fatto mettere da parte altri biscotti tritati, adesso li andiamo a inserire sopra. Una volta che abbiamo inserito tutti i nostri biscotti a farina, se volete potete appiattire dolcemente la nostra superficie e livellarla piano piano, senza schiacciare, perché ovviamente sotto c'è la nostra farcitura. Una volta che abbiamo appiattito, se noi vogliamo sempre divertirci con le decorazioni, possiamo prendere delle formine e andare a inserire un po' di zucchero a velo per completare. Una volta che abbiamo formato la nostra decorazione, è facoltativo questo, ragazzi, non la potete lasciare come sta, io giusto per fare una cosa in più. Adesso, se la dobbiamo mangiare in giornata, vanno bene 4-5 ore in frigo. Se nel caso, e ripeto e ve lo dirò sempre, per essere sempre più buona, farlo il giorno prima per il giorno dopo. Ok? Ci vediamo domani. Ragazzi, siamo arrivati al momento dell'assaggio della nostra torta fredda. Guardate un po', ho tagliato un bel pezzo. Guardate che morbidezza, che bontà. Buonissima raga, mi raccomando, fatela perché è la fine del mondo, senza cottura, vi sbrigate subito e che vi mangiate. Detto questo, mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!